E diamo la parola a Sebastiano Pirisi che ci parlerà dell'ultimo mistico cammino della sostenibilità. Abbiamo visto le visioni prima di Jacopo, adesso vediamo il cammino della sostenibilità. Vi chiediamo un altro quarticello d'ora di pazienza, il suo talk e le conclusioni finali, e poi ci avremo un fantastichissimo ma parco aperitivo di qua. Allora facciamo velocissimi. Allora, hanno lasciato sicuramente la parte più mistica alla fine, giustamente. Allora, buonasera innanzitutto, sono Sebastiano Pirisi e faccio parte di Studio Superfluo. Vi spiegherò successivamente cos'è Studio Superfluo. Diciamo che questi 6 minuti serviranno per lanciare un po' di riflessioni e di proposte. Insomma, faremo un po' un cammino, diciamo. Insomma, riempirò. Oh, ok. Questo diciamo che è quello che solitamente ci troviamo davanti quando andiamo a fare la spesa, quando insomma in ogni città del mondo sviluppato o sviluppante, diciamo, andiamo a fare la spesa, ci troveremo davanti queste file immense di prodotti, di scaffali, che ogni giorno riempiono appunto proprio quegli scaffali. Probabilmente quando torneremo a casa, se siamo persone insomma attente alla sostenibilità, probabilmente useremo meno acqua possibile quando ci laviamo i denti, laveremo sicuramente le scatolette di tonno prima di buttarle, se fumiamo butteremo sicuramente le cicche, ma quelle sono quelle che io definisco, definiamo delle soluzioni toppa, nel senso che uno dei nodi centrali che sicuramente vanno affrontati è il consumo. Questa foto è la pizza più grande del mondo. Lascio a voi insomma le giustificazioni sul senso, ma appunto ragionando di consumo, quello che dovremmo ragionare è che noi consumiamo tanto, consumiamo troppo e consumiamo male. Quello che produciamo è spesso una marea di rifiuti e spesso, troppo spesso, anche molta diseguaglianza sociale. Spesso tutte e due le cose da un'altra parte nel mondo. Diciamo che appunto come riflessione dovremmo iniziare a pensare alle responsabilità che ci sono, ma non per puntare il dito, semplicemente ognuno di noi, vestendo questi tre cappelli, che possono essere quello del consumatore, dell'impresa o dell'amministrazione, prendersi la propria responsabilità. La responsabilità del consumatore è sicuramente quella di scegliere un prodotto che abbia un senso, che sia buono, che sappiamo che è buono, ma non solo per, cioè non sceglierlo solo perché è bello, ma perché sappiamo cosa c'è dietro, per cui informarsi, sapere che quel prodotto ha un impatto e ha un impatto positivo. Nel ruolo dell'impresa sicuramente è necessario che ogni impresa faccia il proprio profitto per essere sostenibile economicamente, altrimenti sarebbe semplicemente una sanguisuga, ma che il profitto non vada mai al discapito di quello che è la comunità, di quello che è il bene comune, insomma, si può. Dal punto di vista dell'amministrazione, diciamo, serve, è necessaria un'amministrazione, parlo di pubblico, che sia collaborativa e non gerarchica, che nei suoi processi metta al centro sì il cittadino, ma soprattutto lo coinvolga. Ed è proprio in queste tre responsabilità che tutte insieme, ovviamente, tutti noi come cittadini, come consumatori, eccetera, eccetera, dobbiamo decidere delle direzioni. E qua, ovviamente, il ruolo del designer, ovviamente, che deve facilitare, deve appoggiare e deve progettare questi percorsi. Progettarli in maniera sistemica. Nel senso sappiamo tutti, nel senso ormai ce lo ripetiamo, lo sappiamo che il mondo non è una linea, che le produzioni non sono linee, ma tutto è connesso, se vogliamo fare le grandi frasi. Faccio una piccola parentesi, appunto mi fermo lì, presento cos'è Studio Superfluo. Studio Superfluo, di cui appunto faccio parte, è un collettivo di designer che hanno deciso di non essere il classico designer, insomma, che fa uscire ogni anno, ogni mese, l'ennesima sedia, l'ennesimo tavolo, l'ennesimo prodotto perché qualcuno lo compri.
Abbiamo deciso di puntare sull'artigianalità, sul saper fare, sul prodotto su misura, appunto per prenderci una parte di quella responsabilità. Abbiamo iniziato usando materiali di recupero, ora usiamo sia materiali di recupero che materiali ovviamente certificato, soprattutto quando si parla del legno. Abbiamo puntato tantissimo della nostra attività sulla condivisione delle competenze attraverso i workshop in tutto il mondo, nel senso dall'Italia all'Europa, siamo arrivati insomma anche in Brasile. E poi soprattutto con in mente questo, che è un'altra parte insomma del nostro lavoro, che è appunto la progettazione dei sistemi. Tutti quei sistemi connessi che abbiamo visto prima, appunto, come dicevo, vanno progettati. Tutti questi processi sia sociali, che sappiamo benissimo, ma anche produttivi, appunto, vanno progettati in modo, questi sono due esempi di due lavori, questo appunto è la filiera, diciamo, della carne, che parte dal macellaio e va fino al macello e fino a coinvolgere quello di cui insomma gli animali si cibano. Tutto questo, cioè, è una progettazione per fare in modo che non esistano scarti. Ovviamente sono 6 minuti, per cui la sto stringendo moltissimo, però l'idea è quella di utilizzare tutte le risorse che abbiamo, che sono umane, quindi di competenze, e che sono di materiale, per cui tutto quello che spesso consideriamo scarto in realtà non lo è, ed è una preziosissima risorsa. Questo, cioè, nel senso, insomma, per concludere, visto che siamo verso la fine, questo non deve essere un discorso che ci facciamo fra noi, perché l'impatto più grande è quando, cioè, nel senso, se vogliamo cambiare qualcosa, dobbiamo farlo tutti, quelle responsabilità ce le dobbiamo prendere tutti, per cui passare da we happy few, cioè per cui darci le pacche sulle spalle e dirci che siamo bravi, a cercare di far sì che questo sia, insomma, l'impatto più grande con più numero... con più persone possibile, insomma. Per cui coinvolgere sicuramente da una parte l'educazione, e nel processo di decisione, di decisioni da qualsiasi lato si guardi, far sì che anche i cittadini, non solo i consumatori, ma i cittadini entrino a far parte del processo. Finito, dai. L'aperitivo. Questo era ufficialmente l'ultimo talk di questa estenuante, lunghissima giornata per voi, ma soprattutto anche per noi, se ci permettete. Se ci sono delle domande, Sebastiano rimane qua, ma anche dopo qui davanti, sì, perché sì, ora ci notte. Facciamo alcune birrette, alcune ciriolette di aperitivo. E io, prima di chiudere, volevo ringraziare gli sponsor che ci sono stati, Parco Leonardo, Antri, My Buildings, YED. Volevo ringraziare tutti i partner, se Emanuele mi rimetti la slide, eccetera, ma soprattutto volevo dire, e non l'avevo detto prima, c'erano due banchini di due start-up, Unfraud e Scooter. Scooter ci avete giocato tutti quanti con lo scooterone elettronico. Certo. Ok, c'era anche un'altra start-up stamattina lì che volevo ringraziare. Volevo ringraziare i mobility partner di iGoOn che sono stati con noi. E ok, e poi di nuovo tutti gli altri partner che ci sono stati in giro, qualcuno ha intervistato speaker come Windows Business Factor, qualcun altro ci ha supportato per la Global Sustainability Jam come Famocose e quant'altro. E poi vorrei ringraziare voi che siete rimasti praticamente fino alla fine qua, ci avete aiutato e contribuito a fare in modo che siamo stati trending topic su Twitter per tutta la giornata, e questo è un demerito degli altri, però è anche un merito nostro, visto che c'erano altri due Wood qui in Italia, e siamo stravolti, ma siamo contenti di avervi avuto. Ci vediamo sicuramente l'anno prossimo, ma ci vediamo anche sabato al Summit d'Architettura dell'Informazione, e direi così live goodbye, e ci vediamo l'anno prossimo. Un applauso a tutti.